Valorizzazione economica del territorio di Gela attraverso un confronto coordinato per utilizzare varie fonti di finanziamento in una linea condivisa da valutare con l'amministrazione comunale e i cittadini gelesi. È lo scopo di Nomisma. Già si è avuto un primo incontro con la giunta municipale. Sul tavolo numerose indicazioni di intervento corredate da studi concreti, dal lab energetico a quello logistico, da una piattaforma logistica sul Mediterraneo al sistema portuale. Questo percorso è iniziato circa un anno fa con il coinvolgimento dei ministeri, di Invitalia, oggi anche di Nomisma. Il percorso serve per individuare una strategia per il rilancio del territorio. Ovviamente la creazione di una strategia non è un processo dettato da una parte piuttosto che da un'altra, ma è un processo inclusivo che coinvolge tutto il territorio. L'evento di oggi, o meglio, l'evento iniziato ieri con il confronto tra Nomisma e l'amministrazione comunale è stato proprio volto ad identificare gli indirizzi strategici che questa amministrazione ha inteso percorrere in quest'anno trascorso per indirizzare, per incanalare il rilancio economico del territorio su dei pilastri fondamentali. Due sono fondamentalmente l'agricoltura, la portualità, intendendo un sistema portuale che faccia sinergia con le nuove strutture portuali di Augusta e Catania in un rapporto sinergico per il rilancio del sistema paese. A questo ovviamente fa da capofila l'hub energetico su cui convergono investimenti importanti da parte di Eni per una strategia completa. La società di studi economici Nomisma ha così avviato un percorso d'ascolto che in sinergia con Invitalia culminerà nella raccolta di manifestazioni di interesse. Siamo alla vigilia di un momento importante in cui si può decollare con i progetti che possono valorizzare quest'area così importante per l'intero territorio regionale, direi. Il futuro di una città si disegna attraverso una strategia di lungo periodo, ma anche progetti concreti che possono dare rilancio all'economia, che in questo momento è piuttosto fragile in città. Oggi sono previsti incontri con i portatori di interesse del territorio, con Eni e Regione Siciliana, quest'ultima rappresentata dal dirigente generale del Dipartimento delle Attività Produttive, Alessandro Ferrara. Abbiamo bisogno di ascoltare la città, vorremmo fare un ascolto guidato, nel senso che vorremmo proporre alla città una nostra visione delle potenzialità, delle risorse, delle compatibilità e raccogliere però suggerimenti, progetti, indicazioni su come è possibile muoversi.